Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere e in questo video andremo ad esplorare la Reggia Aurea di Pokémon X e Y, la Reggia Aurea di Kalos, appunto. Mentre questo tizio è sempre più agitato, poverino, cos'hai? Attenzione! Aveva delle provviste in eccesso e non sapeva come sbarazzarsene, quindi ci ha dato questa Ultra Ball. Ti ringrazio davvero tanto, caro tizio del Pokémon Market. In questa città, comunque, mi sembra avessimo già parlato con tutti, no? Avessimo già esplorato bene o male la città, cosa aveva da offrire. Siamo a Castel Vanità attualmente e dovevamo andare a nord, verso la Reggia Aurea. E quindi vi ricordo, come al solito, di lasciare un bel mi piace al video prima di iniziare, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi della Reggia Aurea di Pokémon X e Y, se è un'area che vi piace, se è una sezione di gioco che vi piace e che volete anche rigiocare. E iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, oltre che condividere, questo è importantissimo, condividere con i vostri amici, con le altre persone che sapete essere appassionate di Pokémon, questo video per farvi scoprire appunto il gioco di Pokémon Fire Ash, nel caso volessero giocarlo. Sappiate che è gratuito. Detto ciò, quindi andiamo. Allora, dobbiamo andare assolutamente in alto, dobbiamo andare a nord, quindi dobbiamo passare qui dentro. La nostra squadra, vi faccio vedere, essere composta da Fletchinder, che si è appena voluto appunto nello scorso episodio, così come Frogadier, anche se è voluto nello scorso episodio, e Pikachu. Swadron me lo sto portando dietro solo per l'amicizia, come ben sapete, poi lo farò evolvere e lo lascerò nel box. I worry about the master. He's always been taken advantage of by the owner of the Parfum Palace. Ok. Parfum Palace è la Reggia Aurea. What do I do? I have to get the Poké Float back. Everyone is really concerned about the Snorlax blocking the way too. Perhaps you could help? You need to pass, don't you? If you get the float, Snorlax might wake up. You can even keep the float. Better than her having it. Attenzione, abbiamo quindi questo master, questo signore, questo padrone, che è a quanto pare vessato dalla padrona della Reggia Aurea, dalla principessa. E quindi, tra l'altro, la principessa ha rubato, credo, il flauto, il poche flauto che servirebbe per svegliare Snorlax. Noi dobbiamo andarlo a riprendere, altrimenti tutta la gente non potrà passare, dato che Snorlax blocca il passaggio. Perfetto. Quindi siamo sul percorso 6. Allora, il percorso 6 è abbastanza strano, come vedete, perché abbiamo queste due zone laterali in cui non si può attualmente andare. Si può solamente andare a nord. Carina anche la musica. Direi di andare con Fletchinder, vai. E sfidiamo la prima allenatrice. I'm on my way back from the palace. Ok, sta tornando indietro dal palazzo lei. Dalla Reggia Aurea. Vai, combattiamo contro Lady Eriko. Va bene. Non si dovrebbe chiamare Erika in teoria, ma dettagli. Andiamo di Flame Charge contro il povero Zigzagoon, che non può niente contro di noi. Hanno dei livelli un po' bassini qui gli allenatori, c'è da dirlo, eh. Gulpin tipo veleno. Hanno davvero dei livelli bassi. Andiamo di Flame Charge di nuovo. Però Gulpin resiste, incredibile. E andiamo poi di Quick Attack. E questo ci farà salire a livello 19, stavo per dire 121. Allora, contro Ralts lascerei Fletchinder. E andrei di Quick Attack, che dovrebbe shottarlo, non ha praticamente difesa Ralts. E non dà nemmeno molti punti esperienza. Estenuante, ci dice. Mi spiace. Proseguiamo, quindi abbiamo un'altra allenatrice. Are you on your way to the palace as well? Stai anche tu andando al palazzo? Alla Reggia, sì, loro chiamano palace. Assolutamente sì, Lady Hiroko. Che manda in campo Pikachu, spero non abbia statico, altrimenti ci paralizzerà molto probabilmente. Vediamo, sì, a statico, perfetto. Andremo quindi a sostituire Fletchinder con Frogadier. Sì, contro Psyduck, ma andiamo tranquillamente Frogadier. E vediamo un po'. Cloud9, ok. Andiamo di Water Pulse. Mi sa che gli facciamo comunque più male rispetto a tutti gli altri attacchi, anche se non è molto efficace. Andiamo ancora di Water Pulse, che sarebbe appunto Hydro Pulsar. Poi PJ, lasciamo Frogadier. E andiamo di Hydro Pulsar, che dovrebbe shottarlo invece. Perfetto. Una battaglia difficile, ci ho detto, ma assolutamente no. Abbiamo praticamente one-shottato tutti i tuoi Pokémon. E vi ricordo che non ho assolutamente allenato i miei Pokémon nell'erba alta. Questi sono solamente gli allenatori. Qui è diciamo il gioco che deve essere in bravo a calibrare la difficoltà. Ok, iniziamo a sfidare gli allenatori di questa parte ovest del percorso. E iniziamo contro Brigitte.
ma nel campo Espur. Attenzione, Pokémon che non abbiamo ancora catturato qui. Andiamo di Flame Charge. E addio Espur. Poi Butterfree, lasciamo Fletchinder. E andiamo di Beccata. Fletchinder a livello 20, ottimo. Oh no, è uno. Mi spiace. Prendiamo questa velocità X e scendiamo. Tra l'altro in questo percorso dovremmo poter trovare anche nuovi Pokémon selvatici, quindi diamo un'occhiata. Vediamo se troviamo qualcosa di interessante. Skitty? Non è interessante, però. Guardiamo se ce ne sono altri nel frattempo. Vediamo un po', eh. Un altro Skitty, no? A quanto pare vuole essere proprio disintegrato questo Skitty. La facciamo fuga. Scendiamo in questa parte del percorso. Abbiamo un avventuriero. Not another trainer. I just healed, poverino. Questo si è appena curato i Pokémon e arriviamo noi a disintegrarli di nuovo. Tra l'altro, Fletchling contro Fletchinder. Mi spiace per te. Andremo di Flame Charge e ti distruggeremo, Fletchling. Attenzione, non muore. Complimenti per la difesa. Andiamo di Quick Attack. Perfetto. Ah, qui abbiamo un altro strumento, una Ultra Ball. E si può continuare a scendere. Altro allenatore. I'm far away from the top. Ok, è molto lontano dalla vetta. Questo bulletto T, o TI, Venipede viene disintegrato da beccata. E fortunatamente non ha veleno punto. Poi Scraggy, tipo lotta, lasciamo ancora Fletchinder. E andiamo di beccata pure su di lui. Perfetto, abbiamo battuto anche il buon T. Andiamo a prenderci questo strumento, che è una sveglia. E un altro Pokémon selvatico, vediamo chi esce. Meryl, ce l'abbiamo già, quindi non ci interessa. Come ben sapete, il Living Dex di Yoto l'abbiamo completato. Di Hoenn ci manca solamente Whismur. Ah, looks like a challenging trainer. Ready? Jen? Attenzione, sembra un allenatore interessante. Sei pronta, Jen? Ed ecco Jen ed Erin che mandano in campo i due Furfru, tipo normale, entrambi con la stessa capigliatura. Andremo di doppio focus su uno solo per disintegrarlo. Forse non muore nemmeno, tra l'altro. Sono molto resistenti i Furfru, hanno una buona difesa. Ah, godo. Godo che si è bruciato quello. Ok, allora andremo di attacco rapido su di lui per finirlo facilmente e poi di Water Pulse sull'altro. Magari lo confondiamo pure, eh? No, peccato. E allora andiamo di attacco rapido e Water Pulse di nuovo. Perfetto. Fletchinder a livello 21 e Frogadier a livello 20. Oh no, il nostro lavoro di squadra ha fallito. Mi spiace. A questo punto, ragazzi, torno velocemente a curarmi Pokémon. Non sto qui a tagliare perché il centro Pokémon è letteralmente qui. Quindi non è che serva molto tagliare il video. Però anche per ricaricarmi i PP delle mosse, specialmente di fuoco carica, conviene andarsi a curare un attimo. E proseguiamo. Facciamo ora l'altra parte del percorso 6, ovvero la parte est. Bisogna andare in su e tornare in giù. E vediamo anche se troviamo magari qualche altro Pokémon selvatico che non abbiamo ancora. Eccoci qui. Qui saremmo arrivati alla Regia Aurea, tecnicamente, ma prima dobbiamo visitare questa zona. Dobbiamo completare per bene il percorso, non voglio lasciare cose così grandi indietro. Lui manda in campo Bunnelby. E noi andiamo di Fletchinder con fuoco carica. E addio. Andiamo a prenderci questo strumento che è un minifungo. Poi si può scendere. Salve. The wild Pokémon here are so fun. Ma non mi sembra, abbiamo trovato Skitty e Meryl. Tu hai trovato un Illumise? Dove esattamente? Beh, andiamo ancora di fuoco carica. Perfetto, Fletchinder sta diventando un Pokémon davvero forte. Andiamo a prenderci questo strumento che è un attacco speciale X, bello da vendere proprio. E troviamo un Hoppip. È altro Pokémon abbastanza inutile in realtà. Dato che abbiamo già tutto di Hoppip. Pensavo di ci fosse qualche strumento qui, invece niente.
Fletchling non ci serve, abbiamo già un Fletchling diverso da quello che stiamo addestrando con Ash. Qui non ci sono strumenti, qui nemmeno qui sì, però. Prendiamo questo strumento. Oh, un Whismur! Attenzione, andremo a completare quindi in diretta, se riusciamo a catturarlo, il Leaving Dex di Hoenn. Perché questo è l'ultimo Pokémon che ci manca di Hoenn. Vediamo. Thundershock fa. Perfetto, ragazzi. Andiamo ancora di Ember. E abbiamo preso Whismur. Finalmente lo abbiamo aggiunto al Pokédex, ma soprattutto lo abbiamo aggiunto al Leaving Dex. E andiamo con questo antidoto. Perfetto, vediamo se ci sono altri strumenti. No, c'è un allenatore. Un allenatore che non parla. Lo stesso dialogo di Rosso. Coincidenze? Io non credo. E infatti, come vedete, è forte tanto quanto Rosso. Palese, no? Andiamo di beccata. Super efficace su Krogunk e addio. Poi, Prescindere vorrebbe imparare acrobazia, ma assolutamente sì. Togliamo di beccata. Fortissima acrobazia. Beedrill, e infatti ora useremo proprio acrobazia. Vai. Perfetto, abbiamo battuto anche Jacob. Allora, altro strumentino qui, prendiamolo. No, prima però c'è un Pokémon selvatico. Vediamo chi esce, un Fletchling. Ok, io sono già contento di aver catturato in realtà Whismur qui. Abbiamo così completato tutti i Divindex delle prime quattro regioni, eh. Cioè, abbiamo completato Kanto, Johto, Hoenn e Sinnoh. Niente male. E contro Volbeat ora andrei di acrobazia. Perfetto. A questo punto mi sa che abbiamo trovato tutto. C'è uno strumento magari qui che non abbiamo visto, vediamo. Intanto becchiamo un altro Pokémon selvatico che è un altro Fletchling. A quanto pare non sembrano esserci troppi. Cioè, ce ne sono tanti di Pokémon selvatici qui, quindi forse ce n'è qualcuno raro che non abbiamo ancora trovato. Tipo Smirgol, appunto, che immagino sia raro tecnicamente, anche se non interessa perché l'abbiamo già. Qui abbiamo strumenti, non sembrano esserci strumenti nuovi. A questo punto possiamo uscire da questo percorso, cioè da questa parte di percorso, e andare effettivamente verso la Regia Aurea. Andiamo su. Abbiamo completato quindi il percorso 6. Ora tocca andare alla Regia Aurea, Parfum Palace. Allora, qui abbiamo fatto tutto, anche di là. Quindi vediamo un po' cosa c'è qui. Salve. There used to be a lot of visitors here, but the princess has scared them all away. Attenzione, c'erano molti visitatori prima qui, ma la principessa li ha spaventati tutti e sono andati via. Having spent so much time here, taught me this move. Ah, questa ci vorrebbe imparare, ci vorrebbe insegnare a Proara. Insegniamo Whismur così, giusto per il meme. Dai, mettiamo la Whismur e togliamogli Echoed Voice. Per il meme, tanto non la useremo mai per ora. E non useremo mai nemmeno Whismur. Qui dietro non c'è nulla. Sì, c'è uno strumento invece. Oh, moneta amuleto, questo è importante, eh. È importante se volete guadagnare un bel po' di soldi. E a questo punto entriamo nella Regia Aurea. Eccoci qui. Salve, clone della persona che c'era prima. Welcome to the Parfum Palace, benvenuto nella Regia Aurea. Qui abbiamo. Questa dovrebbe essere forse la stanza della principessa, vedendo che è tutto buttato in giro. Stupida bambina. This is where Princess Ally stays. Appunto, questa è dove vive la principessa Ally. Diamo un'occhiata invece nelle altre zone del castello. Tu sei un'infermiera, magari? Sì, mi cura i Pokémon, perfetto. Perfetta, e quindi andiamo a parlare con la principessa viziata che dovremmo rimettere al suo posto. Allora, salve. What is a mere peasant doing here? Cosa sta facendo un mero paesano, un mero villico qui dentro? Vorresti il Pokéflauto? I earned that by myself and you think you deserve it? Lei ci dice che se l'ha guadagnata con le sue forze e pensiamo di potercelo meritare, quindi noi. Boh. Fine, but you will have to win a battle against me first. Ok, solita cosa dei giochi Pokémon. Dovremmo sconfiggerla in una lotta Pokémon se vogliamo il Pokéflauto. Se perdi, mi darai tutti i tuoi soldi e sparirai. Sai che siamo tipo milionari, vero?
Se gli diamo tutti i nostri soldi, vabbè, a parte che lei è una principessa, quindi non penso che li cambi molto, ha già un castello. Vai, vediamo un po'. Vediamo un po' questa battaglia contro la principessa Ally. Rimane in campo Furfru a livello 15 ed è il suo unico Pokémon. Mi sa che non vincerai, ho proprio questa sensazione molto, molto forte che non vincerai questa battaglia. Ok, morso. Ah, pure. Mi sa che non vincerai mai. Non riuscirai nemmeno a uccidere uno dei miei Pokémon. Andiamo di acrobazia, guardate che danno che fa acrobazia. Attenzione, Charge Beam, niente male. Niente male, ma non puoi nulla, cara principessa Aldi, perché adesso ti uso un attacco rapido. E voli al bar. Ecco fatto, tu e il tuo Furfru di merda. No! Mi spiace. Prendilo e vattene. Cazzatissima, eh? Parliamone ancora. Vattene, t'ho detto! Abbiamo fatto piangere una bambina, ragazzi. Dobbiamo essere fieri di noi. A questo punto possiamo tornare giù. Eccoci qui. E ritornare quindi alla città di Castelvanità. Perché ora abbiamo il Pokéflauto. Quindi ora possiamo effettivamente svegliare Snorlax. E cercherò di catturarlo poiché agli avanzi come strumento. Gli avanzi sono utili da dare ai nostri Pokémon. Allora, non sembra una ROM con una difficoltà particolarmente elevata, ve l'ho già detto. Però sono comunque strumenti utili da avere. Quindi proverò a catturare questo Snorlax. Andiamo a salvare davanti a lui. Oddio, se nel caso dovesse morire non mi metterò a ricaricare il salvataggio, effettivamente. Andiamo a provare a catturarlo. Vuoi usare il Pokéflauto? Assolutamente sì. Snorlax si è svegliato e attacca con furia. Vai. Vediamo un po' questa furia di Snorlax. Livello 15? Così basso? Mi aspettavo almeno un livello 20 o 25. Andiamo con una Quick Ball. Vediamo un po' se riusciamo a prenderlo di primo turno. Niente male, perfetto. Ci siamo risparmiati una battaglia forse un po' lunghetta che sarebbe venuta fuori da questo incontro con Snorlax. Ora, già che è nella nostra squadra, togliamogli gli avanzi. Ecco fatto, item, take. Quindi se sappiate che appunto lui ha gli avanzi, se volete prenderli, magari o usateli furto, con un Pokémon che ha furto, oppure banalmente, catturatelo. Andiamo quindi a mettere Wishmoor nel suo posto e a completare quindi il Pokédex di Hoenn, anzi il Living Dex di Hoenn. Non solo il Pokédex, come vedete qui è tutto completo. Mancava solo Wishmoor. Eccolo. Ed ora è letteralmente tutto completo. Fino a Sinnoh il Living Dex è completo. Manca solamente, appunto, il buon Swadron qui che si deve evolvere e diventare Livanni. E la linea evolutiva di Vanillit che troveremo qui ad Unima. A Kalos, volevo dire. E far evolvere questo Fraxior in Haxorus. Dopodiché avremo praticamente completato anche Unima. Abbiamo iniziato da poco a fare anche il Living Dex di Kalos, ma qui siamo davvero in alto mare, abbiamo giusto un paio di Pokémon, ma niente di che. Dovremo catturarne molti di più nel corso delle prossime parti. Noi adesso andiamo a posizionare questo Snorlax invece da un'altra parte, ovvero nei box qui dietro, dove metto i Pokémon, diciamo, avanzati, scartati. Che ho catturato un po' così a caso. Qui ho messo due shiny che ho trovato. Entrambi ad Unima, come vedete. Ho trovato un Solosis, mentre cercavo di catturare appunto i Solosis per il mio Living Dex. E un Dirling. Questo l'avete visto in diretta. Appunto nel video. Nel video questo l'avete visto. Questi sono gli unici due shiny che ho trovato in questo Pokémon Fire Rush. Andiamo a riposizionarci quindi. Dov'è? Qui. Appunto per Kalos e iniziamo il percorso 7 a questo punto perché una volta catturato Snorlax o ucciso brutalmente si può passare al percorso 7. A qui abbiamo la pensione. Your Mandibuzz is doing just fine. Perché ho Mandibuzz qui tra l'altro? Ho detta non mi ricordo. Qui magari c'è uno strumento dietro o no? Io mi ricordo questa parte in Pokémon X e Y. L'avevano fatta apposta per schiudere le uova. Era tipo tutto dritto per poter andare avanti e indietro con la bicicletta e poter schiudere le uova molto velocemente. Abbiamo trovato Swirlix, nuovo Pokémon che andremo subito a catturare.
Vediamo un po' se entra nella ball il buon Swirlix. Non mi ricordo se ha un'evoluzione Swirlix. Forse uno stadio unico. Boh, non ricordo sinceramente. Cotton Candy Pokémon. Non è malaccio. Non è malaccio questo Pokémon. Allora, vediamo se c'è qualche altro Pokémon qui. A parte che volevo entrare in questa erba per prendere quello strumento. E dopo la battaglia me ne ero già dimenticato. Memoria a breve termine non pervenuta. Allora, prendiamo questo strumento, una Heal Ball. E andiamo a sfidare questa ragazza. Se è un'allenatrice, credo di sì. Mettiamo davanti Frogadier e sfidiamola. I'm gonna paint you. Ok, questa mi vuole dipingere. Sarà un artista? Sì, eccola lì. Una pittrice. Che manda in campo Smeargle. Noi andremo di Water Pulse con il nostro Frogadier che fa un danno atroce. Perfetto, si è pure colpito da solo, mi spiace per lui. Andiamo poi di attacco rapido. E tiramoli giù il suo Smeargle. Altro Smeargle, vai. Altro Smeargle, quindi andiamo ancora di Hydro Pulsar. Azz, buggato. Speriamo che non crashi il gioco. Ok, fortunatamente no. È il bug che accade quando Smeargle usa Sketch. È proprio buggata quella mossa. Era successo anche in passato, non so se ricordate. Era successo anche in passato. Fortunatamente non è crashato il gioco, altrimenti avrei dovuto rifare tutta la parte. E sarebbe stata una cosa un po' noiosa. Allora, a questo punto però, prima di avanzare nel percorso, direi che essendo intorno ai 20 minuti di parte, possiamo concludere qui, provando un ultimo paio di volte per vedere appunto se esce un Pokémon che non abbiamo ancora trovato in questa erba alta. Vediamo un po', ancora Swirlix. Ultima volta, vediamo se c'è qualcosa di interessante. Oh, è uscito! È uscito Sprizzy, che non abbiamo ancora. Andiamo a catturarlo. Questo mi sembra che si evolva, giusto? Se non sbaglio si evolve questo Sprizzy. O potrei ricordare male. Vediamo un po' intanto di prenderlo. Ecco qua. Preso anche Sprizzy. Pokémon Perfume. Ok, a questo punto direi di tirare un bel save. Eccoci qui. E di concludere il video. Io vi ringrazio per aver seguito questo video in cui abbiamo fatto tutta la parte appunto della Reggia Aurea, tutto il percorso 6 e abbiamo iniziato il percorso 7. Vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo di mettere un bel mi piace se lo avete gradito, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!